Vi prometto che se questo video raggiunge i 5.000 like entro oggi, domani vi porto un video dove chiamo il numero verde dell'assistenza Pokémon e mi lamento per com'è il gioco di carte collezionabili online. E mentre chiamo registrerò la reazione. Quindi allenatori, se volete un video divertente e diverso dal solito, beh, lasciate un pollice in su. Io allenatori non sono una persona cattiva. Per niente, anzi, a volte tendo anche a dare più occasioni alle persone quando magari si comportano male con me o se i giochi si comportano male con me. E in questo caso sono ben 30 episodi che gli do un'altra occasione. Ma interrompere la serie a 29 episodi mi sembrava troppo brutto. Quindi, a grande richiesta, un altro video su giochi di carte collezionabili online. Vi ricordate il Guzman dell'altra volta? Beh, non esiste più. Il perché? Lo andiamo a vedere subito insieme, allenatori, il perché. Collezione? Ebbene, ho scambiato il mio Guzman per ben 22 pacchetti di Barney Shadow. In realtà erano 27. Alcuni li ho aperti io per cavoli miei perché avevo voglia. Comunque sia, oggi abbiamo 22 pacchetti e io direi, allenatori, che possiamo anche aprirli e sperare in qualcosa di magico. Alla fine Guzman non era nemmeno tanto male, perché richiedono veramente tanti tanti pacchetti per Guzman. Quindi GG per noi, ci siamo rifatti i pacchetti dell'altra volta e possiamo iniziare. Se non trovo niente nemmeno oggi, allenatori. Ho dato via un Ultra Ball Gold per 30 pacchetti. Ho trovato Guzman e poi ho dato via Guzman per altri pacchetti. Quindi se non trovo almeno due Hyper mi incazzo, Il mio obiettivo è Charizard, quindi dai! Perché ho dato via Guzman? Perché ho dato via Guzman. Io lo faccio per voi. Lo sapete il meme, no? Quello io lo faccio per voi. Beh, lo faccio per voi perché ho dato via Guzman e la Ultra Ball. Potevo pure non portarlo questo video, ma dai, speriamo di trovare qualcosa. Dai, nemmeno una GX, ma è possibile. Masdale, mamma mia che palle. Perché l'ho fatto, allenatori? Sinceramente, perché l'ho fatto? Io non dovevo farlo. È stato un grosso errore da parte mia dare via Guzman, lo so. Federic, ma sei ritardato a dare via Guzman? Ma volete il video? Eccolo! E dai! Dienzi, niente. Vabbè, olografico. Raga, comunque è vero, io non trovo mai niente in questi pacchetti. Io non so voi, ma io proprio niente. Ormai penso che il mio account, penso sia stato bannato da The Pokémon Company. Diciamo, questo non deve trovare più niente. Niente, deve trovare solo orari del cavolo. Ma c'è un orario dove spawnano di più GX o c'è qualcosa? Boh, non lo so. Un Heracross e BOOM! Sì! Dark GX! Hyper! Così ti voglio! Così ti voglio! Abbiamo un'altra occasione! Wow! Restaurazione! Mamma mia! Fendente oscuro! I danni di questo attacco non sono influenzati dalla resistenza e vicolo cieco GX! Quanto vale questo Darkrai GX, ragazzi? Non lo so, scrivetemelo qua sotto nei commenti! Mamma mia! Mamma mia! Boom! Wow! Dopo, a fine video, andiamo a vedere anche quanto chiedono per quel Darkrai! E dai! Zygarde! Vabbè, adesso non troverò niente per tutto il video, però dai! Per ora va bene così! Per ora, dai, un bel Darkrai ci sta di brutto! E un Meowstic. Abbiamo ancora 13 pacchetti. Stiamo tutti tranquilli che, secondo me, se stiamo tranquilli, ragazzi, andiamo proprio alla grande. Ok, abbiamo un bel KU. E dai, un altro Zumeril. Porca miseria. Raga, io voglio troppo un altro Guzman. Cioè, se trovo un altro Guzman, sono soddisfatto. Un altro Guzman più quel Darkrai, non hanno il valore della Ultra Ball. Però Crab Omnibus, che avevamo trovato anche reverse. E un Simipur. Comunque vi invito a tutti voi. A tutti voi, tutti, anche tu, soprattutto tu, ad andare su Instagram, sul mio profilo Instagram, perché metto una foto al giorno, a volte anche tre al giorno, dove vi, insomma, vi faccio vedere i cazzi miei durante la mia giornata. E andate su Instagram perché là metto tante foto. Mi chiamo Federic95ita, ovviamente. Dai, Alta Azumarill, che palle, oh raga, stop agli Azumarill, E un Nidorino Holo. A volte su Instagram ci sono le Insta Story e là faccio un sacco di spacchettamenti di GC online. Ogni tanto quando
prendo il telefono a caso. Magari potete passare su Instagram a vedere qualche spacchettamento. Allora, gli occhiali della forza mi porteranno fortuna? Sono carichi. Snorlax, mi raccomando, sono carichi. E dai, gli occhiali della fortuna di Snorlax. Necrozma, bello, porca miseria, trollo Hyper, mamma mia. Gli occhiali non deludono mai, mamma mia, grazie agli occhiali. Gli occhiali adesso si devono ricaricare, per l'ultimo pacchetto li rimetterò. Ma io, Necrozma, GX, troppa roba, mamma mia, dai, E un Porygon Z, Porygon Z. Vabbè dai, comunque 22 pacchetti, un Hyper, una GX, ci vorrebbe un allenatore, una fuoriserie, non sarebbe male. E dai, Necrozma, niente. Mannaggia, ci abbiamo soltanto altri pochi pack, 7-8, non lo so. Mudbury, qua ragazzi ce l'abbiamo tutte, cioè tutte ce l'abbiamo. Quindi qua ci deve essere una carta che non abbiamo, vero? Tangro non l'avevamo infatti, non l'avevo mai trovato, però una carta di merda, cioè. Che cazzo lo vuoi, Tangro? Dai, Porygon, reverse un Meowstic, abbiamo già trovato. E Beweird. L'urso abbraccia tutti, no però, Sesto pacchetto e abbiamo ancora 5 pack da aprire. Ragazzi, io confido nella fortuna di questi pack. Dai, confido nella fortuna di Snorlax. Mettete tutte le mani davanti allo schermo così. Datemi la vostra energia, mamma mia. Electabuzz, Electrivire, ci manca solo Elekid. Non so nemmeno se c'è Elekid in questo set, boh. Vabbè, ce l'abbiamo tutte queste, vero? Ovviamente, tranne Oddish Reverse, che bella carta! E un altro, Toxicroak, ragazzi. Abbiamo solo 4 pack, questo è il quarto, e abbiamo trovato solo 2 carte buone. Guardate, ragazzi, guardate che forse era meglio lo spacchettamento dell'altra volta, con il Goods. Ma un altro Azumarill, basta! Odio gli Azumarill. Ragazzi, manca un Charizard. Federic che non trova Charizard è inammissibile. È una cosa proprio di un altro mondo. Quindi dai. E un altro Electros. Ragazzi, trovo solo carte di merda. Ragazzi, penultimo pack di oggi. Dopo andremo a vedere anche il valore del Dark Ray che abbiamo trovato. Vediamo quanto richiedono. Boom! Golisopo GX. Se era full art era anche meglio, però dai, non ci lamentiamo ragazzi, abbiamo ancora tutto il potere accumulato negli occhiali di Snorlax che tra l'altro sono anche rotti, ma voi non lo sapete mai. Adesso lo sapete. 3, 2, 1, ha! Niente ragazzi, niente di anzi, mannaggia. Vabbè. Però possiamo andare ad acquistare altri pack, potremmo andare ad acquistarli. Andiamo in negozio, non abbiamo soldi, benissimo, allora torniamo indietro e andiamo in scambio, perché voglio vedere quanto vale quel Dark Ray. Ora, a parte che non so nemmeno che numero è, quindi noi andiamo prima in collezione, vediamo il numero e poi ci andiamo a informare. Quindi noi ci scriviamo Dark, così, Dark Ray, che è questo qua, che è il numero 158. Adesso noi andiamo quindi in scambio e vediamo se io, offerte pubbliche di carte, offro un 158 di Dark Ray. Vediamo cosa mi danno. Ci danno addirittura uno Shaymin. Ci danno addirittura uno Shaymin, raga. Questo ci dà un cazzo praticamente. Non è male, vi dirò, non è male. Però se noi andiamo in sempre carte e facciamo sulle lune 158, vediamo gli altri cosa richiedono per questa carta. Mazza, 3 di questi ne ricevo, addirittura 3 Hyper. Ah, sono tutti scambi ragazzi, non posso fare dall'altro. Che cazzo di scambio è? Cioè ragazzi, potremmo fare una serie. Scambi assurdi. Mazza, 3 di questi ne ricevono. 3 ne vogliono. Io direi che possiamo fare anche un ultimo spacchettamento finale. Golisopod non è male. Ti danno 4 pacchetti per Golisopod. Raga, non è male, devo dire. Non è affatto male. Però dato che io mi sento fortunato, e sì, sono un pazzo, ripeto, sono un pazzo, voglio però provare a trovare qualcos'altro in questi pacchetti, così da fare un pack opening un po' più lungo. Lo so, ho dato via un Golisopod per 4 pacchetti, ma raga, la fortuna potrebbe essere anche dietro l'angolo e potrei trovare un Guzman all'ultimo, quindi non è detto che non troviamo niente. Quindi magari troviamo anche una fuoriserie, noi ci proviamo. E niente, Tartanator, potremmo aver buttato un bellissimo Golisopod come averci anche guadagnato. Quindi ragazzi, voi lo sapete che ogni tanto faccio queste cose un po' pazze, scambio pazzo per la fortuna, diciamo. Proviamoci. E un Butterfree, che poi voi sapete,
Equinox, come se voi andate a giocare alla roulette. Potreste puntare 500 euro e vincere 500.000, oppure puntarne 500.000 e vincere 0. Diciamo, è una scommessa tra me e me. Un Radiket di Alola e Machamp GX. Quindi questo episodio GX Full Art e Hyper. Non so se è meglio Machamp Golisopod, ma me lo scrivete qua sotto nei commenti. Sicuramente è meglio Golisopod, però non lo so. Andiamo a prendere un Bruxish e un boom, Radiket di Alola. Io direi che per questo episodio può essere anche tutto. Non ci è andata male, abbiamo fatto anche lo scambio alla fine, così che abbiamo trovato un Machamp. Non è affatto male. Io vi direi che possiamo vederci anche con un altro video dove chiameremo il numero verde dei Pokémon e ci lamenteremo di GGC online con loro, con una reazione divertente sicuramente ci sarà. Se questo video raggiungerà 5.000 like entro oggi, quindi io ci conto. Vi ricordo, passate da Instagram perché è veramente molto importante e lì faccio un sacco di annunci. Cioè, su Instagram, ragazzi, io faccio veramente tantissimi annunci in direct a persone a caso, oppure metto le storie dove vi spoilerò cose assurde dei prossimi mesi. Ragazzi, andate su Instagram perché è veramente importante. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao allenatori.